Grande Fratello, nuovo 2 di picche per Alfonso Signorini, ha rifiutato nonostante l'ottima offerta economica. Il principe Emanuele Filiberto di Savoia dice no alla prossima edizione del Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini cambia strategia e lancia la proposta a ben 3 ex volti di Non è la Rai. Brutte notizie per Alfonso Signorini, che ha ricevuto un altro 2 di picche. Stiamo parlando del principe Emanuele Filiberto di Savoia che ha declinato l'offerta della produzione di entrare a far parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello, in partenza il 16 settembre su Canale 5. Emanuele Filiberto dice no al GF. Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello, che partirà a settembre in prima serata su Canale 5. Le cose, però, non si stanno mettendo bene per Alfonso Signorini, che continua a collezionare un no dopo l'altro, da Ron Moss a Francesco Opini e Carina Cascella fino al campione olimpico Thomas Ceccon. Come se non bastasse, il conduttore del popolare reality show di Canale 5 ha ricevuto un 2 di picche da un personaggio reale. Stiamo parlando del principe Emanuele Filiberto di Savoia che, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, avrebbe rifiutato la proposta di entrare a far parte del cast della nuova edizione del GF. Emanuele Filiberto ha rifiutato il Grande Fratello nonostante gli fosse stata proposta un'ottima offerta economica e una permanenza limitata nella casa più spiata dagli italiani. Alfonso Signorini cambia strategia. Rumori rivelano anche che Emanuele Filiberto avrebbe fatto una controproposta alla produzione del Grande Fratello, ovvero quella di partecipare al programma come opinionista invece che come concorrente. Alfonso Signorini, però, non avrebbe accettato e cambiato strategia, puntando su alcuni ex volti di Non è la Rai, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere. Almeno loro accetteranno di entrare nella famosa casa di Cinecittà?